Alvino, non è lunedì, è martedì, Napoli ha giocato ieri, quindi è come se fosse un po' lunedì, anche e soprattutto perché ci sono con noi i fratelli Antignani. Ben ritrovati, felice martedì. Martedì. Sì, è un posto particolare. Posso dire una cosa da paragnosta, ossia finalmente ritroviamo Gianni dopo un sacco di tempo. Guarda, era un sacco di tempo che non facevamo insieme la puntata, quindi... Vediamo se, se non porta bene in prossimità della Champions. Insomma. Speriamo, il calendario diciamo ci smista a seconda degli impegni. Io l'altra volta feci una dichiarazione pazza sulla Champions, che lasciamo perdere, una previsione. Perché speriamo che Gianni non l'ascoltasse. Effettivamente, No, non la posso ridire, una volta. Una volta si fa. No, ma poi mi deve venire di ispirazione. Paganini comunque la prossima partita segna Caglione. Sarebbe quasi il caso, anche perché vogliamo dire che da quando Giovanni Moccia l'ha preso al fantacalcio, Carleone non segna. Giovanni Moccia, mercato di gennaio. Parla con Giovanni Moccia e fatti dire quando è il premio finale, così glieli dai tu questi. Lui Carleone. Gli dai i soldi a Giovanni Moccia, così risolvi il problema, perché Carleone sta parecchio attapirato. E uno anche oggi è stato uno dei peggiori in campo. Lo vedremo nelle pagelle. E deve un po' riprendersi, perché questo fatto che non segna l'ha presa proprio veramente molto male. Però contro la Stella Rossa sembrava che stava avanti, indietro, avanti, da ovunque, l'uomo ovunque. Gioca bene, vabbè, vero che sta giocando più a centrocampo, però il problema non è che non segna perché gioca lontano dalla porta, che l'occasione le ha è che proprio la palla non vuole proprio entrare. Ma sei venuto a fare il giornalista, quello là, tecnico? Lo serio, no. Mica sei giornalista. Diamoci, no. Ti sei lavato un po' col fuoco tu? Sì, io ogni mattina mi lavo col fuoco. Perché ieri pare ogni volta che abbiamo parlato con Carlo fuori, cioè ogni volta che facevano un coro il Napoli aveva un'occasione da voi. Quindi fate i cori razzisti. Si è accopiato perché dicendo che Carlo ha copiato te. Io e Gianni l'abbiamo scritto. No, io l'ho scritto su Twitter e Gianni su Facebook. Che Gianni voi, lui. Gianni. Dovete cantare, per piacere cantate. Anche negli altri stati quando giocavamo contemporaneamente. Ogni volta che cantate, o Vesuvio, noi non siamo napoletani per fortuna, meno male. Noi si segna. Voi cantate, noi si segna. Ma scusa, Bergamasco che dice noi non siamo napoletani, è una presa di posizione ovvia, perché è anche un problema suo che non è napoletano. Che vuoi mettere il Bergamasco che triste, che si mangia a Bergamo? Questo giri sempre per Gasperino, che è il fratello di Paperino. Però la differenza è che Paperino è simpatico, Gasperino è proprio antipatico. No, però è un personaggio di fumetti. Però, vabbè, a parte che Ancelotti è un signore, ha fatto finta di non sentire, diversamente da quegli altri. Cioè, stai facendo satira politica. Secondo me il tifoso bergamasco si è reso conto che aveva cantato e aveva subito il gol, e poi per tutta la partita poi dopo hanno fatto 1-1, hanno cominciato a cantare di nuovo, è entrato lui. Perché noi dobbiamo dire una cosa: non teniamo un centravanti. Ne abbiamo due. Una volta fa doppietta Werther, una volta segna Milik. Noi stiamo ridendo. Però se avessimo ieri con chi contro chi abbiamo giocato? Contro chi abbiamo giocato ieri? Contro una squadra, abbiamo vinto a Bergamo che con l'Inter senza fare il tiki-taka. Ieri abbiamo fatto una partita molto sacrificio contro me, abbiamo fatto una partita mazzarriana, tutti in difesa e poi in contropiede, che contropiede, per favore contropiede. Però devo dire mi sembra, poi Gianni è uno che capisce pallone, mi sembra che noi abbiamo vinto forse il mondiale, uno dei più belli della storia dell'Italia. 2006. No, 2006, quello dell'82. 82, di quello che Gentile che abbiamo giocato contro squadroni che avevano Maradona, Zico, il Brasile era impressionante, quella giocando in controvia, quindi non è proprio una vergogna giocare in controvia. No, abbiamo imparato che ogni tanto si può cambiare anche modulo, si può pure soffrire, si può pure tenere la linea bassa. Specialmente quando Gasperini poi vuole fare il fenomeno. Anche perché secondo me, satira politica su Gasperini, anche perché secondo me se tu magari contro squadre che hanno Mbappé, Salah, quelli là che vanno in contropiede volano, se tu gli dai
spazio e quindi giochi con la difesa alta, quello può volare incontro me. Se tu giochi con la difesa, vabbè, non capisco niente. Dipende, poi sto dicendo difesa, non quando fa anche se volevo fa... salutare perché oggi è il suo onomastico, la moglie di Pierino, Barbara. Oggi è Santa Barbara, è tutta una Santa Barbara oggi. È tutta una Santa Barbara. Esatto. Vogliamo cominciare se la regia ci aiuta, vogliamo cominciare. Poi qua ci hanno spostato lo studio a posto della televisione. C'è una difesa bassa. Ci stanno sabotando la trasmissione, c'è un bancone gigantesco, quindi non riesco neanche a vedere. Se vogliamo salutare Carletto, Mister Chef, che tornerà prima o poi. Sì, la settimana prossima torna Carletto. È stato un sabotaggio. È stato un paio di giorni, ci hanno un attimino sabotato. Ci hanno un pochettino sabotato, ma torniamo per Napoli-Frosinone. Più forti di prima e con la parmigiana di Valenza. Assolutamente, quindi Napoli-Frosinone. Guardateci su 17 su 24. Anche perché col Chievo era meglio che non c'era Carletto, Mister Chef, perché abbiamo fatto la botta prima. Con l'Atalanta ancora potevamo fare. Allora, cominciamo senza la sovraimpressione. Ah, eccola qua. Allora, cominciamo da Ospina, che poi alla fine è un senza voto, perché non ha fatto una parata Ospina, perché però secondo me se lo meritava, ha giocato bene, se lo meritava il voto, perché quando ha fatto quell'uscita che ha levato la palla dal piede pulito di Papu Gomez, quando ha levato la palla dal comunque piede, non ha fatto un tiro a porta tranne il gol. Cioè, vabbè, obiettivamente però, non ha fatto un tiro a porta senza voto, è un 6, no? Per un portiere, perché poi io volevo salutare Duan Zapata, ti auguro di fare un campionato così, sempre così altissimo livello fino all'ultimo secondo, caro Duan. Vabbè, ti saluto moltissimo. Professionista. Sì. Poi abbiamo Maximo, che per la prima volta da quest'anno fa una brutta partita, un 5 sì. e mezzo, era è stato impreciso, ha sbagliato molti passaggi in impostazione, insomma, e poi è stato te lo dico io perché si è distratto, si è meravigliato a guardare Mario Rui che giocava troppo bene dall'altra parte, dice, ma chi è questo? Si è mortificato perché poi, a parte Maximo, ci è abituato a incontrare giocatori di altissimo livello, perché Adamato qualcuno ce l'ha, bravo, però insomma chi? Adebur. Il Papu. E poi vabbè, Zapata di ieri sembrava Ibrahimovic abbronzato, insomma. È riuscito pure a contrastare, a buttare a terra a Koulibaly. Non si manteneva proprio. Vabbè. I difensori centrali, ottima partita, il Biol prende un 6,5, è vero che Zapata ha rotto le scatole, però lui non ha mai mollato e quando non ci è arrivato col fisico ci è arrivato con la sua grossa, come possiamo dire, intelligenza tattica, che si dice che Albiolo ha un quoziente intellettivo superiore alla media dei calciatori, che poi non è che c'è tutto questo quoziente intellettivo, però Albiolo effettivamente con la sua intelligenza. Secondo me no, perché alla televisione hanno detto, quindi se lo dico alla televisione, come diceva Rossano Bazzi, cioè Rossano Bazzi ha detto la giornata. Ha detto Bergomi che Albiol ha fatto un lancio ignorante, no, non ha detto ignorante, ha detto a caso, quando Insigne poi è scivolato, se no metteva... Poi vogliamo parlare dei lanci, ora se probabilmente con l'assist di Insigne, ma ci arriveremo dopo, con l'assist di Insigne per il primo gol, se l'avesse fatto Ronaldo stavamo ancora qua praticamente. Ah, mamma mia. Sì. Che noia, che non si capiva niente, c'era proprio veramente la beatificazione. No, sì, che noia, parliamo... È meglio che parliamo di Matteo. Ho usato molte frasi colorite sullo scritto, quindi andate su 17. Sto riflettendo che oggi sono quasi totalmente d'accordo con la tua pagina. Ci voleva una lunga pausa. Stavo cercando qualche voto però non lo trovo. Non mi lo dovevo preoccupare. Sì, mi vedi distratto. Però dobbiamo celebrare questo 7 e mezzo a Mario Rui, che secondo me li ha presi tutti insieme. Concordo. Dobbiamo dire prima Koulibaly, però. Koulibaly l'abbiamo saltato, ovviamente l'abbiamo saltato per ovvi motivi, perché questo sta diventando veramente un qualcosa di incredibile. Koulibaly, quando ho fatto il recupero su, come si chiama, Rigoni, che Rigoni aveva 3 metri di vantaggio, a un certo punto ha messo il turbo, ha detto scusa, fammi passare un attimo, poi sembra bip bip quando acchiappa Bill Coyote, allora si avvicina. Ieri sembra la televisione, sempre... Koulibaly non serve. No, sempre i due che stavano a commentare, ha detto Beppe, ma allora è veramente il giocatore più il difensore più forte del mondo. Dopo Rugani. No. Ha superato pure Rugani. Sì, ma perché Gran Cala del Calcio che stavano facendo in contemporanea, poi l'ha vinto. Ha vinto Koulibaly? Perché hanno fatto il Gran Cala del Calcio quando si è assegnato il pallone d'oro per non fare il fatto fa vedere che ha vinto Modric e non Ronaldo. Ah, tu dici è stato un po' oscurato. Perché c'è la mafia nel calcio. No, io così ha detto la sorella di Ronaldo. Hanno detto che comandano solo i soldi. Ronaldo ha detto c'è la mafia nel calcio. E se non lo sa Ronaldo. Chi lo può sapere? Se non lo sa Ronaldo. Ma da quest'anno però c'è la mafia. Quindi è lui, perché da quest'anno lo sa. Il calcio però nella UEFA. Solo nella UEFA. Non in Italia. Stiamo tergiversando per non dare il 7 e mezzo a Mario Rui. Che la somma... Cioè, 7 e mezzo Mario Rui.
è stato bravissimo. Ma l'ha messo secondo me come somma di 3 voti nelle ultime partite. Sotto Natale 7,5. 7,5 meritatissimo. Mario Rui è un ottimo calciatore. Ma tu lo sai perché ha giocato così bene? Perché lui in settimana, Mario Rui ha i figli che vanno a scuola, ovviamente con tutti i calciatori, e ha aiutato i figli a fare i compiti e ha fatto geometria con i figli. Perché ha fatto 3 diagonali, bellissimo. Ma te lo dico io perché la professoressa di geometria e la professoressa di matematica è arrivata adesso, prima c'era la supplente. È nuova, è questa, non capivo niente. Adesso l'ha messa in difficoltà e quindi stanno facendo i triangoli. Ha fatto 3 diagonali, Mario, esatto. Lui ha salvato un gol, esatto. Proprio clamorosamente, e poi ha fatto pure l'assist a me. Assist è un parolone un po' forte, quindi che ha fatto un caspio, dico, però ha fatto il passaggio. Ah, già, finalmente ha fatto. Almeno gliel'ha buttata addosso, però gliel'ha buttata sui piedi, quello non può si buttare niente. C'ha questa cosa troppo, che a Mertens gliela passa alta e a Milik Milik, che è un bravissimo ragazzo, ha imparato a stoppare. No, Milik, per non far fare la brutta figura a Mario Rui, che ha fatto il cross basso, se l'è alzato da sola. E quindi poi se voleva colpire di testa, non c'è lì. Esatto. Comunque, Mario Rui, 7,5, sono momenti veramente fantastici. Sì. E poi anche Isai, che è entrato e subentrato a Maximovic, che non vedo nella grafica, da qualche parte ci sarà, e praticamente ha preso un bel 6. Ah, non ci sono i sostituti. Sta diventando una riserva, però. No, Isai, solo c'è Zelischi sotto la sovrimpressione. E c'è Milik. Comunque la cosa che bisogna dire di Isai, che effettivamente è un po' per lui un po' mortificante, ormai è quasi sicuramente una riserva, perché nelle partite importanti sta giocando sempre Maximovic. Sta giocando Maximovic. Non sono d'accordo. Non dite no. Lo sanno. C'è senso gioca sempre Maximovic. Sì, sì, ha chiesto di preservarlo e non usarlo troppo, perché cioè, lo portiamo a Chelsea. No, vabbè, lasciamo. Isai si riprende. Isai è forte, no, che la Juve ha giocato Usai. Già, correggetemi se sbaglio, con la Roma ha giocato Usai, quindi è da vedere. Però infatti con la Juve abbiamo perso e con la Roma abbiamo pareggiato. Comunque non la puoi dire la battuta. Siete tutti e due contro di me, ora mi alzo e me ne vado, fanno quelli di striscio. Se mi fate dire la battuta, che è pure una battuta scema. Quando fare la riserva non è il Maximovic della vita. Mo l'ho detta. Però la potevi pure risparmiare. Ma poi dici Gianni mezz'ora che sto cercando di dirlo. Gianni Russo, che salutiamo, vabbè, che è un grande dice che tu tratti male Maximovic della vita. Appunto, il Maximovic, no, infatti era quello il Maximovic della vita. Vabbè. Perché poi alla fine è la riserva di Maximovic. Babbo, detto a sta stupidaggine, un bel 6,5 ad Amsic, che voi lo sapete quanto io poi gli aumento sempre un pochettino il voto, però sto vedendo un Amsic, non so se siete d'accordo, Gianni, un Amsic molto cattivo, ha fatto più lui l'Allan che Allan, tirato fuori, secondo me, e voglio essere serio, dipende anche dal fatto che Ancelotti lo centellina. Quindi facendolo giocare un po' meno è più lucido ed è più, infatti non lo toglie mai, praticamente gli fa fare sempre 90 minuti e fa 90 minuti di altissimo livello, specialmente a livello. Quindi lo fa giocare o non lo fa giocare? Oh, se non lo fa giocare, lo fa giocare. Infatti non fa quel fatto se col Frosinone, secondo me, già vi dico la formazione, se volete dopo, col Frosinone Amsic. Già ce l'hai. Amsic non giocherà sicuramente, perché si riposerà chiaramente per la partita. Gioca di Avarà. Devarà, Zilischi e Rog la vedo difficile, però in teoria dovrebbero giocare loro tre. Frosinone è un buon Frosinone. Cioè, proprio Devarà, Zilischi e Rog, insomma, insieme. Se non ultimamente non sono andati benissimo. Però Amsic veramente, veramente un fratello. Infatti Marek Antignani. Vabbè, un fratello. L'hai adottato, va bene. O forse lui ha adottato. E poi io c'ho il debole, ragazzi. C'ho il debole per Ruiz. Non mi dite niente. Ma io non l'hai citato, perché? È stata prima? Ah sì. Allan, allora diciamo prima, no, io ce l'ho scritto di bene. Allan, sei meno perché a questo giro non è stato proprio il cane di presa che è sempre, è stato più, ha corso molto a vuoto e qui è stato più uno ciuccio, ha corso uno ciuccio, insomma, perché non ha recuperato tanti valori. Dobbiamo dire che l'Atalanta palleggia bene, è una squadra il che Paolo, il Paolo, cioè, a volte ce l'ha nascosta, di solito siamo abituati a Allan che recupera quei 7-8 palloni per fare le ripartenze, penso non ne ha presi nessuno. Non a me recuperato. Ma le nazionali non è che fanno bene. A me sto fatto la nazionale, vorrei che mi si diventa un po' più memorizzato. Sì. Da quando vai in nazionale, vabbè, ci sono anche questi voli transoceani, vabbè, ci serve in altre partite. È stato 3 settimane fa il volo in Italia. Stavo cercando una giustificazione dal giornalista di 4 soldi. Però 6 meno, dai, non sei una sufficienza. Poi peraltro sul gol fa quella cosa Aldo Giovanni e Giacomo, che cerca di testa di intervenire e gliela dà al difensore. Se si stava fermo, viene la palla, andava in mano al portiere. Però insomma, sono quelle cose, un gol sfigatissimo. Quando ha detto Napoli qua là, cioè 13 rimpalli, è andato la palla poi a Zapata, veramente non si può, ed è stato l'unico tiro che hanno fatto. E poi torniamo al mio pupillo, che è vero che si è mangiato un gol clamoroso, Fabian, che poteva essere il 2-0 dopo 15 minuti, ma ha fatto anche il gol, vabbè, l'ha fatto Insigne il gol praticamente,
Però questo ragazzo veramente secondo me è un, non so se voi già Di Maro ne siete accorti, probabilmente sì, cioè si vede che ha proprio una, un qualcosa in più, cioè sì, fisicamente è devastante, non c'è dubbio, è gigantesco, poi ha questo sinistro che è impressionante, poi la palla non gliela togli mai praticamente, sì, è una presenza molto forte, una presenza fisica in campo, veramente un giocatore europeo, io l'ho già detto purtroppo ai miei amici, secondo me questo è un anno e mezzo al Real Madrid. No, vabbè, pure tu questo ottimismo. E come fai a trattenere un giocatore così forte? Perché Koulibaly, cioè, infatti Koulibaly non è un anno e mezzo, è mezzo, no, anno. Sono tre anni che Koulibaly Insigne, Napoli lo trattiene. Insigne adesso. Amsic, sì, Napoli lo trattiene. E poi gli faccio anche il calciomercato, però. Cioè il tifoso, no, a proposito di questo. Napoli non ha mai venduto, scusami, un calciatore forte, importante, dopo meno di tre anni. Mai. Ha sempre fatto un ciclo, Lavezzi, Cavani. Quindi stai vendendo Koulibaly. Al momento Koulibaly resiste, però la storia ci dice che Napoli, giocatori forti, li ha tenuti almeno anche tre anni. Anche perché penso che Koulibaly l'anno prossimo arriva a luglio, tu che sei esperto di mercato, a luglio arriveranno un'offerta a meno di 100 milioni. Ma già, già no, arrivato, già sono arrivate. Manchester già l'ha fatta, 105. Sì, già sono arrivate, sì. Talmente forte ormai Koulibaly. Vabbè, vediamo. Vabbè, non si può mai sapere, tanto alla fine. Ma Fabian ora è arrivato, godiamocelo. Fabian è appena arrivato, si becca un bel 7, una scommessa, ho detto io, che tutti quanti dicevano, ah, scommessa, scommessa, a parte che con 30 milioni non si fanno scommesse, perché 30 milioni sono soldi, e De Laurentiis prima di cacciare 30 milioni, secondo me ha se voluto fare solo una fiduzione personale di Ancelotti, l'ha chiesta secondo me, ma poi una scommessa vinta secondo me, perché poi alla fine... Vabbè, diciamo, non è che facciamo i tifosi banderuole, a proposito dei tifosi banderuole, vi dico qualcosa? Era diciamo, la settimana scorsa abbiamo fatto questa abbiamo lanciato questi personaggi dei personaggi, non so se ci hai seguito. No, purtroppo no. Tra i tanti c'è il tifoso banderuola, no? Quello che prima della partita dice che è grande Ancelotti, tipo prima del Chio, che grande Ancelotti fa il turnover, ma appena finisce la partita dopo 30 secondi, ma Ancelotti è uno scemo, ha fatto il turnover, invece. E i tifosi banderuola oggi hanno avuto il loro pane per i denti, come si dice, perché Milik, che nessuno prima della partita voleva, perché che dobbiamo fare questo Milik, vogliamo Icardi, vogliamo Dzeko, vogliamo i centravanti che segnano i gol, perché Milik ha giocato 10 minuti, ha fatto un gol eccezionale, molti hanno detto alla Van Basten, ci sta qualcosa di Van Basten in questo gol che ha fatto, o senza esagerare, per cui il tifoso banderuola, mo, sono tutti per Milik, speriamo che non porti mai, il tifoso banderuola, c'è neanche la caratteristica che porta male, che ogni volta sbaglio, si sposta verso il positivo, porta male, come con Mertens, quindi tifoso banderuola, fai okay, tifoso negativo. Tricol, ti interrompo perché devo testa, dare la linea alla regia, ma proprio per pochi secondi. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, siamo tornati e proseguiamo, andiamo sì, alla fase finale. Purtroppo c'è la croce delizia, come si dice in questi casi. Io adoro Fabian Ruiz e ultimamente... Purtroppo con Zielinski non mi becco, Zielinski becca un SB ufficiale, ma in realtà è un NCFC, Nuncia Facci Q. Praticamente ogni volta che entra sembra che debba spaccare il muro, aveva pure cominciato bene, poi è cominciato a cadere da solo, appena lo sfioravano, poi cadeva senza essere neanche sfiorato, ha fatto un paio di azioni che partiva e poi là quando sembrava che stava per andare in aria e tirare si cadeva da solo, poi se fosse faccia vinta. A un certo punto era stanco. No. 5 secondi, cioè. Comunque dopo che si sono ripresi anche lui e Isai, noi aspettiamo solo i Zielinski, perché tutti hanno un perché tranne in questo momento Zielinski. Zielinski lo scoprirà solo vivendo e quindi aspettiamo Zielinski, perché Zielinski ci serve e tutti dicono è forte, io mi fido di tutti, anche se è forte, sì. Poi abbiamo il caso Galleone, Galleone sta un po' inguaiato, l'abbiamo detto all'inizio, forse è proprio perché non trova questo gol e noi non troviamo Galleone, cioè lui non trova il gol e noi vogliamo accadere. C'è sempre Galleone, questo fatto del gemello. Che sarà il gemello? Sì, perché quello secondo me sotto Natale lo fanno. Come volta, i cinesi scambiano tutto a ponte e non si capisce che... E che da un po' di tempo a questa parte che la porta non la vede proprio e quindi purtroppo si becca il suo 5, ridateci Galleone se lo trovate. Dopo Galleone c'è anche un bel 5 meno che secondo me è stato il peggiore, peggiore a Mertens in campo. Sì. Mertens ieri è stato veramente il peggiore in campo, sì, non l'ha vista mai, quelle volte che l'ha vista cercava sempre la giocata difficile, i tacchi, i tacchetti, una fa così mi fa incavolare a bestia per non dire un'altra cosa. E anche poi, se giusto per la verità,
l'azione del primo gol, quello di Fabian, primo passaggio di mette, insomma, sì, giusto per là, non cambia il giudizio perché è l'unica fatto una buona partita, buona, che ha fatto. Sì, però diciamo giusto per completezza. In una partita, poi abbiamo negli occhi ancora la partita contro lo Stella Rossa, dove ha fatto veramente cose strabilianti. Vabbè, se una volta lo fa lui, una volta lo fa Milik, noi non siamo dispiaciuti. Sì. Ah, certo. Anche perché poi andiamo al migliore in campo, che è proprio Arek Milik, che ha giocato 10 minuti e si becca un 8. 4. Ci sta il commento, questo quello là, di dire abbiamo bisogno di un centravanti. Io ho fatto questo pantomimo perché le pagelle di Belgrado avevo detto che avevamo bisogno di un centravanti riferito a Mertens. Ed è il famoso tifoso pessimista che diceva l'amma fa questi centravanti. Io penso che poche squadre, non dico in Italia, ma anche in giro per il mondo, possono vantare due giocatori come li abbiamo noi. Che poi alla fine chi c'ha Higuain c'ha Cutrone, per carità, ottimo giocatore, ma comunque chi c'ha Icardi c'ha Lautaro, chi c'ha Icardi c'ha nulla, chi c'ha Dzeko c'ha meno del nulla. Vabbè, dai, chi c'ha per cui alla fine, a parte che già Dzeko è meno del nulla, però questa è una mia opinione personale, quindi alla fine vabbè, chi c'ha Cristiano Ronaldo, chi c'ha Cristiano Ronaldo c'ha tutti, ma quello è un altro discorso, perché quella vabbè, squadra là c'ha 500.000 giocatori, per avere un'ammonizione sabato ha dovuto fare deve un pallaccio proteste, sì, deve picchiare l'arbitro, protestare, dopo riprotestare. Fallo tattico, fa tutto. Poi abbiamo il 6 e mezzo in insegna un problema quando faccio le pagelle, perché prima della pagella sì, perché prima della pagella gli do un voto, poi dopo mi rivedo un po' di immagini, ci ripenso e gli do sempre qualche mezzo voto in più, perché anche ieri sembrava brutta partita. Poi vai a pensare, il primo gol è suo praticamente. Poi è vero che si mangia un gol sul pallonetto, ma l'hai sfortunato. Poi dopo, alla fine, non so se... Anche non era in fuorigioco. Dopo l'1-1, Insigne ha proprio preso la squadra sulle spalle, quando poi ha iniziato pure il pubblico nel finale. Cioè, proprio da leader vero. Poi non ha fatto chissà che cosa, però si è visto proprio che ha preso in mano la partita e ha detto, raga, qua si deve vincere. In campo forse si sarebbero accontentati anche del pareggio. E a questo punto Insigne, oltre a essere giocatore, prende un bel voto anche perché il nostro Masaniello. Capopopolo. E poi il 7 ad Ancelotti, anche se io lo devo dire, ragazzi, io so come Ancelotti, proprio a me il campionato mi comincia ad annoiare, non me lo sto vedendo più, specialmente la Juve, è veramente tanto, loro sono primi per forza, perché se no, se non sono primi succede la guerra atomica. Noi seppure ci impegniamo non riusciamo ad arrivare peggio del secondo posto, perché veramente gli altri sono... L'Inter ha preso 4 palloni dall'Atalanta, boh, il tifoso pessimista che ha detto che noi per 20 minuti siamo stati schiacciati senza, come dicevamo prima, prendere un tiro in porto perché Ospina è senza voto. Noi abbiamo vinto a Bergamo anche con 3-4 giocatori in difficoltà e dopo una partita importante. Ci scrive un'amica che si chiama Tiziana e ti ricorda, cioè, salutiamo ovviamente... E la ringraziamo per interagire con noi, che Allan ha recuperato meno palloni perché penalizzato dal giallo in avvio di questo gara. È bello. Questo è il pensiero di Anna, che un giallo Tiziana, che poteva non esserci, cioè a termine di regolamento ci può anche stare, il problema è che contro il Napoli ci sta sempre e contro altre squadre. Contro il Napoli si applica il regolamento, infatti sono andati a vedere anche il primo gol sulla VAR. Il primo gol è stato veramente... cioè hanno fatto tenerezza, che hanno cercato, cioè, era regolare di 6 metri, hanno fatto questo silent check su un gol regolare di 6 metri, non so se sei d'accordo, proprio veramente una cosa tenerissima, proprio per cercare questo, per non parlare poi di falli invertiti, di vabbè, lasciamo stare, diciamo che l'arbitraggio anche ieri non è stato il male, però secondo me quello è Mr. Chef. Ecco, ha letto Mr. Chef. Quindi come tutti gli chef deve saper cucinare i primi, i secondi, i dolci e anche le insalate. Ha cucinato da sport questa volta. Gli piace più il secondo. No, questa volta ha cucinato da sport. Il secondo. La coppa e il secondo. È il secondo. Il secondo posto. Lui ha cucinato un po' da sport. Ha incartato Gasperini come si fa quando si cucina da sport. Gasperini pensava di trovare il solito Napoli, no? Che magari noi giocavamo e loro ripartivano, invece siamo noi che abbiamo aspettato loro. E è quasi riuscita poi alla fine. Insomma, è il trucchetto che ho fatto di Carlo. Abbiamo fatto Pesaro, ho rubato l'idea, volevo fare, però. E ora arriva Longo, che pensate di Longo e del suo Frosinone? Sabato. Frosinone, per cortesia, andiamo in miracoli pure contro il Frosinone, perché è vero che in questo momento. Longo, ti preoccupa Longo? Longo è il nuovo allenatore del Frosinone, il vecchio. No, il vecchio, già dall'anno scorso. Sinceramente non sono preparato. Chi c'è il Frosinone? Maiello, qualcuno dei nostri? No. Maiello gioca al Frosinone? Ex Maiello non è più Maiello di Napoli, è stato un ex Napoli. Frosinone ha una bella cattiveria agonistica, però sinceramente mi aspetto un riscatto anche rispetto al Chievo. Anche se mi aspetto il centrocampo, come dicevo prima, di Avarà, Rog deve giocare per forza, secondo me.
Zilinski pure deve giocare per forza. Milik pure, secondo e me. E Hamsik dovrebbe riposare. Sì, Milik giocherà sicuramente. Calleon forse non gioca. Verdi giocherà. Facciamo l'11 ci sarà l'esordio di Meret. Secondo me potrebbe giocare Meret. Caro Alvino lo ha annunciato. Sì. Secondo me Meret. Io mi fido ciecamente, quindi sicuramente secondo sarà me Meret, Malquit, Meret, Malquit, Albiol e Koulibaly. Anche Goulam ha annunciato, Carlo. Addirittura, ma non titolare, penso. Mi sembra di sì. Addirittura. Sì. Goulam mi fa poi vedere. Allora, su Goulam ecco lo dico. Perché Mario Rui. Su Goulam non lo dico. E poi il centrocampo l'ho detto i tre. Penso avanti, se Verdi sta bene, gioca Verdi, se si è ripreso. No, Verdi no. Verdi, Verdi out. È morto. Posso, allora probabilmente di nuovo Unas. E forse Insigne giocherà, perché gioca sempre. E Milik. Quindi io vedo questa squadra qua. Il centrocampo che in teoria già così dovrebbe essere due volte più forte il Frosinone. Ma due volte più forte il Frosinone, pure se ci mettiamo. Allora, no, Carlo scrive, così siamo precisi, che Meret dovrebbe, potrebbe debuttare da titolare e Goulam potrebbe finalmente rivedere il campo, scrive Carlo Albino, quindi penso allora si presuma ad un ingresso. Allora gioca Isai a sinistra sicuramente. Malquit destra, Isai a sinistra. Koulibaly e Albiolo, Koulibaly e Maximovic, centrocampo abbiamo detto i tre, Zilinski, Diawara e Rog, e in avanti probabilmente Calleone riposa, insomma. Bene, ok, abbiamo finito. Allora l'appuntamento è per non vuoi fare la profezia lunedì? No, del Frosinone. E allora saluto e ringrazio Felice e Filiberto. Ben ritrovato. Buonasera a tutti. Con voi ci rivediamo lunedì per commentare appunto Napoli-Frosinone. Noi invece facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo.